responsabile della struttura semplice dipartimentale di Bay Hospital multidisciplinare. Benvenuti e prego, accomodatevi. Vi accompagno dalla coordinatrice dell'area oncoematologica, Elisabetta Ferrero, che vi illustrerà l'attività e l'organizzazione del Bay Hospital. Degli ospedali oncoematologico si articola su due piani del padiglione fiandese dell'ospedale di Alessandria. Al piano interrato c'è un'ampia sala d'attesa con locale accettazione dove quotidianamente il personale amministrativo accetta circa 130 pazienti. Al piano superiore, oltre agli ambulatori di visita medica, abbiamo anche la sala prelievi e la sala dove si fanno procedure inerenti al posizionamento di dispositivi per fare le chemioterapie. Ci sono 6 sale dove i pazienti vengono accolti a fare la terapia chemioterapica. Il personale, l'organico, è composto da 11 infermieri e da 6 operatori di supporto. Buongiorno, sono il direttore facente funzioni della struttura complessa di oncologia. Vi presento il reparto di degenza. Introduco il dottor Piovano, che è responsabile di quest'area. Buongiorno, sono Pierluigi Piovano e sono responsabile del reparto di degenza dell'oncologia. Noi abbiamo a disposizione 18 letti per ricoveri soprattutto di pazienti acuti con patologie complesse, pazienti che provengono o dal nostro Bay Hospital quando dobbiamo affrontare delle tossicità particolarmente impegnative o da altri reparti per la fase diagnostica e terapeutica dei malati trasferiti da altre strutture ospedaliere, a volte anche da altri ospedali che devono afferire all'azienda ospedaliera per la disponibilità di diagnosi di secondo livello e molto spesso dal pronto soccorso. Noi possiamo fare ricoveri di patologie che necessitano di alta specializzazione, ad esempio trattamenti integrati chemio-radioterapici, e disponiamo di attrezzature anche ecografiche per diagnosi precoce delle patologie al letto del paziente. Naturalmente non trascuriamo l'interazione con il territorio e con l'hospice, per cui a volte ci occupiamo anche della fase finale della malattia oncologica. Siamo al terzo piano della struttura, vi accompagno al centro accoglienza e servizi. Questo è il CAS, il Centro Accoglienza e Servizi è una struttura che fa parte del modello della rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. È il luogo dove avviene il primo accesso del paziente con una patologia oncologica accertata o sospetta all'interno della struttura ospedaliera. Il CAS è composto da un'infermiera e 2 amministrative. Vi è la possibilità di una presa in carico globale del paziente anche dal punto di vista assistenziale, da parte degli assistenti sociali e dal punto di vista psicologico. Introduco nella struttura. Vi presento la nostra infermiera, Patrizia Palermo. Lei si dedica alla parte assistenziale del percorso diagnostico e terapeutico del paziente. Lei, eccola, buongiorno a tutti. Vi presento invece le nostre amministrative, che sono Adriana Vergari e Simonetta Ginepro. Il personale amministrativo si occupa di tutta la prenotazione delle indagini diagnostiche e supporta il paziente in tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. Vi accompagno nello studio medici. Vi presento il medico del Centro Accoglienza e Servizi, Roberto Manfredi. Buongiorno, sono il dottor Roberto Manfredi. Sono molto contento e mi pregio di portare avanti questa unità di servizio CAS dove effettuiamo degli esami in maniera rapida e approfondita per arrivare
alla diagnosi della neoplasia nel paziente. L'organizzazione dell'oncologia è un'organizzazione che punta alla specializzazione e alla gestione delle complessità. Qui troviamo i referenti di patologia che vi presento. Abbiamo Barbara Vincenti e Pamela Guglielmini, che sono i nostri referenti per il carcinoma della mammella e i tumori dell'apparato urogenitale. In rappresentanza del gruppo per la gestione dei tumori toracopolmonari, la dottoressa Zai Silvia. Qui abbiamo la dottoressa Fulvia Blengio, che è responsabile di tutti i trattamenti integrati e in modo particolare riguardanti i tumori del distretto testa-collo e del sistema nervoso centrale. La dottoressa Giovanna Bellotti si occupa invece della patologia del tratto gastroenterico, in modo particolare dei tumori del pancreas, delle vie biliari e dello stomaco. Vi presento il dottor Vittorio Fusco, è responsabile delle patologie del tratto ginecologico e dell'apparato gastroenterico, ma è soprattutto il referente dell'osteonecrosi mascellare mandibolare da trattamenti particolari che possono causare questo tipo di complicanza. È responsabile proprio del centro di riferimento per questo tipo di patologia. La dottoressa Rita Ghiglione, che supporta la dottoressa Zai e il dottor Piovano nella gestione delle patologie toracopolmonari, e la dottoressa Giulia Piacentini, che si occupa di apparato gastroenterico, ma supporta anche la gestione dei trattamenti integrati di testa-collo e dei tumori del sistema nervoso centrale. L'oncologia siamo noi, lo stesso.